Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Aero Truck Simulator 2. Siamo sempre qui in compagnia della nostra società M84 Import ed Export. Siamo sempre della Experimental Beta, ragazzi. Come vedete la skin non funziona molto bene, c'è solamente il colore di fondo, ma stanno già provvedendo ad aggiustare la cosa. In American Truck questo no, perché è già passato in Open Beta, quindi è tutto a posto. Allora, noi siamo ad Olbia. Stiamo per andare a prendere un carico di tubi grandi e dobbiamo andare a Catanzaro. Ci facciamo tutta la... Oh, mamma mia. Sbagliato di brutto. Stavo andando a fare... Stavo incidentando. Di brutto pure. Ok, così. Qua. Da sinistra non passa nessuno, perché già ho visto. Che stavo dicendo? Passiamo nella parte interna della Sardegna. Arriviamo a Cagliari, ci imbarchiamo. Non dalla parte tirrenica, ma credo che si chiama la Mare di Sardegna. Verso la Spagna, diciamo così. Davvero non mi ricordo. Comunque, la parte... andiamo a Cagliari dalla parte... Perché mi sta facendo andare così? Scusi, lei... signora polizia! Scusi. Scusi. Ice Fire Polizain? Ah, mi sa che ho sbagliato io. Sì, ho sbagliato io. Dobbiamo ritornare indietro. Sì, ho sbagliato io. Pazienza. Ah, dobbiamo andare qua. Alla Exomar. Quindi andiamo a Cagliari, prendiamo il traghetto, ci facciamo tutto Palermo, poi arriviamo a Messina, ci sbarchiamo e arriviamo a Catanzaro. Qua. Ho visto qualche... Se c'era... Ecco qua. Tutto il tragitto. La parte... Passiamo di qua. Poi a Cagliari. Poi a Palermo. Palermo, Messina, Villa San Giovanni e poi Catanzaro. Ok. Aspettate. Io non ho preso il carico, giusto? Hai fatto. Ok, è qui. Perfetto. Va bene, un po' di botte. Vediamo un po' se riusciamo a far sto... prenderci sto carico senza fare troppi danni e troppi casini, giù. Soprattutto. Lo sapevo che mi incastravo. Lo sapevo. Quante le cose le sai, purtroppo, non ci può fare niente. Se devo rifare bene la manovra, lì invece no. Tutti i rimorchi che avevo, cioè tutti i rimorchi, uno ne avevo. Il rimorchio quello lì che usavo nella serie per andare a prendere i... come si chiamano? I lavori extra, diciamo così, quelli extra gioco. Mettiamola così. Quali carri armati, le macchine del movimento terra e tutte queste cose. Non funziona, ovviamente. Cioè, non funziona. Non funzionano più. Quindi c'è stato qualche aggiornamento che ha messo KO questi mod. Vabbè, non importa. Ma ste cazzo.
i cosi. Perché non vanno come dovrebbero? Ma quanto mi fanno incazzare a me queste cose? Oh, porco Diaz. No, oh, cazzo ho fatto. Che cavolo. Si girano e mi fanno la peppina di Majorken. Ah, ovviamente. Stavo dicendo, ovviamente, da quando hanno aggiornato, cioè hanno inserito la terza velocità, diciamo, tragici stalli, e ovviamente hanno aggiornato anche la pioggia molto più intensa, e ovviamente c'è bisogno appunto della terza velocità, ecco, dei tergicristalli, per tenere almeno il parabrezza pulito e vedere. Dicono che l'hanno anche migliorata e rendendola più realistica, però sinceramente non lo so. Ok, andiamo a Cagliari. Questo è il 34esimo episodio di questa mega seriona, che porterò avanti fino a quando non mi scoccerò. Scoccerò. Non ne avrò voglia, ecco. Basta come piove. È in tema di giornata, perché stamattina ha fatto, cioè già tutto stanotte ha fatto un bel po' d'acqua qui da me, dove abito. E che Cristo morten. Ma che ha fatto? Non mi ha messo il cruise control? Scusi, perché non mi ha messo il cruise control? A benzina siamo a posto. Vai. Effetto così. Aeroservizio più avanti, non ci interessa. Che bello sto Renault. Renault, sei più facile. Era pessima, lo so, però ci sta. Area Baltica. E che cosa? Ah, Rosy Baltico. Ragazzi, hanno annunciato il prossimo DLC di Euro Truck Simulator 2, che comprenderà la Romania, l'Ungheria o la la Bulgaria, e un pezzo ovviamente della Turchia. Grazie.
Alcuni dicevano che mettevano i Balcani, la Grecia, che comprende la Grecia, l'Albania e tutta questa zona qua. E purtroppo no. A quanto pare la Spagna e il Portogallo non si sa se la metteranno oppure no. Vi ho detto un pezzo della Turchia perché, come sapete, c'è anche la Turchia che sta alla parte. Orientale. E ma io qua sono imbottigliato, scusi, capo, che cacchio dovevo fare qua? Allora, tu dici ti decidi a soppassare, allora lo soppasso io e vaffanculo. E ti stai pure zitto. Cagliari dritto. Meno male, è uscito il sole. Grande così, è uscito il sole. E allora, foto. La bella foto che ci sta. Oh, guarda qui com'è bella. Cinque secondi, 5 secondi, vedrai. Guardate lì che bello effetto planing. Wow. Bello. Devo settare anche qui il tasto per... Anzi, lo so, facciamo subito, dai. Gameplay. Ah no, tasti devo andare. Tasti, 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 tasti. Allora. Devo mettere anche qua. Ah, ecco qua. Via interrompere l'elettricità del motore. Questo è quello lì. Il motore elettrico, cioè l'elettricità al motore. Ah, no, aspetta, che cazzo è? Questo. E poi facciamo direttore abbaglianti, lampeggianti, trombe, flash abbaglianti, leggi cristalli indietro, ci mettiamo questo. CTRL destro. Il sole negli occhi. L'Alfa Romeo. Romeo Alfa. Ok, sassare a destra, noi dobbiamo andare dritto. Non andiamo addosso a questa Hyundai. Da dietro mi sembra più una Qashqai, una forte Qashqai, però dallo stemma mi pare più una Hyundai. Oh, ci muoviamo. Niente. Grande così. Ok,
Oh, piano piano piano. Piano pianissimo. Benissimo così. C'è anche una pizzeria, ragazzi, qua. Per chi vuole. Ah, dobbiamo fare anche l'altro tratto, perché... Ah, ma proprio di qua non ci siamo proprio passati. Ah, no, perché andare siamo andati. A venire no, ok. Vabbè. Provvederemo, provvederemo. Infatti vedete sull'altra corsia c'è la zona grigia che dobbiamo esplorare, ovviamente. Sono le 7:35 di sera. E ci godiamo questo bel viaggetto fino a Cagliari e poi da Cagliari a Palermo. Scusate. Che bello è quando l'Italia è completa. Puoi andare dappertutto. Alla lira, alla lero. Dovevano aggiungere queste poi sodicerie, non voci di corridoio. Cazzarola, che cazzo è successo? Adesso si va a Oristano, ragazzi. Chi è di Oristano, mi mando un caloroso saluto. Guarda lì che bel tramontin che c'è lì dietro. Sbam. Giustamente, quello che sia sinistra libera, nessuno soppassa. Ok, dritto si va a un'altra zona di Cagliari, dritto, forse la città. Invece noi dobbiamo andare alla parte industriale a Porto. Ok, si sta facendo un tempo bruttissimo qui a Cagliari, eh? Attenzione. Aspettiamo che... Ok. Piccolo... Ah, di qua si va anche all'aeroporto, perfetto. Allora, dritto si va all'aeroporto, che noi penso che non dobbiamo, non ci si può andare. No, noi non possiamo andarci all'aeroporto e a sinistra si va. Oppure no. Può andare all'aeroporto.
Ah sì, si può andare all'aeroporto, ok. Noi però dobbiamo andare di qua, sulla destra, verso il porto ad imbarcarci. Ah, qua siamo venuti a consegnare e dobbiamo andare dritta. Allora, mettiamoci sulla destra. Sì, sì, lo so, lo so. Allora, dritto si va a... Capoterra e Sant'Antioco. Ovviamente non si può, non ci... Non possiamo andarci. Anche se lì continuano. Ah, passa proprio. Neanche il tempo di accelerare. È una cosa veramente tragica. Io ti metto a 40, vediamo tu cosa fai. Dove no, il secondo tragico Fantozzi, ecco, questa è la seconda tragica polizia. Porca troia. Ok, manteniamoci su questa strada, su questa corsia di destra, perché poi vedo che dobbiamo svoltare a destra. Eolo Lines. Questa? Sì. Ok, dritto non si può. Cioè, non dobbiamo andare dritto. Andiamo così. Signori carabinieri, che vogliamo fare? I carabinieri mica fanno le multe, però, porca troia. Guarda qui. Spada bim. E spada bam. Comunque ragazzi, sto fatto che OBS mi... ogni 5 minuti, perché l'ho fatto io, perché me ne sono accorto io durante il rendering, la fase, cioè la fase di editing e poi l'esportazione, ogni 5 minuti, porca troia, dovevo tagliare il video, sincronizzare di nuovo l'audio e il video. E comunque alla fine, anche se l'audio veniva sincronizzato con la videocamera, rispetto al videogioco si sballava. Io boh, non lo so, non... qualche millesimo di secondo prima l'audio e poi l'azione in gioco. Non lo so. Non so cosa dirvi. Allora, noi mettiamoci sulla destra. Ok, siamo arrivati a Palermo. Mamma mia. Tra poco... scendo anch'io a Palermo. Devo scendere anch'io perché vado a Trapani.
Ok, siamo a... Questo dovrebbe essere via Dante Alighieri. Dante Alighieri. Sapete un... No, via Francesco Crispi. Dovrebbe essere via Francesco Crispi, no Dante Alighieri. Dante Alighieri a Trapani. Il lungomare Dante Alighieri. No, porto via Francesco Crispi a Palermo, sì. Ah, e muoviti. Sono a 30 io, tu ti devi sbrigare. Wow.